Thank you.
Ale, bravo Ale, bravo. Ed ecco che abbiamo un grande applauso da tutti per Alessandro Cattani, vero trionfatore. Grande! Seconda piazza. Sono arrivati gli immediati inseguitori al secondo posto. Bravi. Intanto arrivano. Vittoria di Alessandro Cattani, Bustese Bologna, dorsale numero 4, ancora altri corridori che stanno concludendo. Ed ecco altri concorrenti che stanno concludendo. Nella gara di oggi, partita, ripeto, da Vaprio, quindi attorno alle 10:15, intanto transita in questo momento. Il percorso era decisamente tecnico e ha messo a dura prova le abilità dei nostri concorrenti, altri concorrenti che stanno concludendo. Dai Giacomo, bravo! Vai Giachi! Con dorsale 78, Manuel Los della Unione Sportiva Monte Corona. Grande Luke! Bravo! Rostese, precisamente Giacomo Para. Stai vendendo. Altri concorrenti, un altro portacolori della Monte Corona. Voce gatti a blocco, ragazzi. Gatti a blocco. Ed ecco che stanno arrivando sgranati, ma un notevole numero di concorrenti stanno concludendo la gara. Ecco un portacolori.
Ecco, un bel applauso direi a tutti i concorrenti che stanno concludendo. Bravi ragazzi, bravi! Due rappresentanti della Rostese. Dorsale numero 9, Matteo Spinoni. Il secondo. Percorso che devono concludere. Bravo Simo! Un bel applauso a questi ragazzi che nonostante le asperità della gara e la distanza dai battistrada bravo, stanno ragazzi, comunque bravo. Concludendo. Altri concorrenti a concludere la fatica, questo è un portacolori del Tarriso Rosa e Cristian Colonna. Fine gara, abbiamo concluso. Fin dall'inizio abbiamo cercato di tenere chiusa la gara e già dalla prima salita abbiamo fatto molta selezione, infatti si è rimasti in pochi davanti e poi abbiamo fatto un gioco di squadra perfetto e siamo riusciti a vincere. Ho fatto una fuga molto lunga e impegnativa e niente, sono contento così. Ti sei divertito? Sì. Complimenti. Grazie. Iniziamo le premiazioni. Le prime premiazioni vengono fatte con i traguardi intermedi. Premiamo il traguardo volante di Ornavasso. Con prosciutto crudo se ne è aggiudicato Alessandro Cattani. Gran premio della montagna in cima a Fomarco se lo aggiudica sempre Alessandro Cattani. C'è un premio per il più combattivo e la giuria della Federazione Ciclistica, assieme ai direttori sportivi, l'hanno assegnato anche questo ad Alessandro Cattani. Un premio speciale viene assegnato a Samuele Paini del Canturino 1902, nel dorsale numero 14. Con questo premio vogliamo ringraziare tutti i ragazzi, soprattutto gli ultimi che sono transitati sotto il traguardo, perché con una gara così dura riuscire ad arrivare comunque al termine e non abbandonare nonostante il distacco dai primi classificati è sicuramente degno di essere premiato. Adesso premiamo la società del primo classificato, che è la Bustese Bologna. Date. Quindi bravi. Forse ha premiato Marco Pizzi che è il nipote di Germano Vittoni. E con la Bustese e tu una! Il premio per la squadra meglio classificata nei primi 10 alla Unione Sportiva Monte Corona, che arriva comunque da Trento e ha comunque classificato 3 concorrenti nei primi 10 classificati. E finalmente arriviamo alla premiazione dei più meritori, che sono i ragazzi che si sono classificati nei primi 10 posti. Decimo classificato premia Francesca Pizzi. Brava Francesca!
atleta Tommaso Quaglia. Adesso chiamo a premiare il nono classificato, che è Filippo Turconi della Bustese Olonia. La foto. Adesso tocca a Giulia premiare l'ottavo classificato, che è Lorenzo Mottes, Unione Sportiva Monte Corona. Chiamo di nuovo Mayra a premiare il settimo classificato, che è Mattia Sambinello del Canturino 1902. Adesso Giulia, Mattia Santini dell'Unione Sportiva Monte Corona, sesto classificato. Marco Terzi, che è stato un corridore di Germano Vittoni, lo chiamo qui per premiare il quinto classificato, che è Simone Clerici del Canturino 1902. Leonardo Vittoni è chiamato a premiare, nipote di Germano, il quarto classificato, che è un atleta della Bustese Olonia, Diego Parmigiani. Terzo classificato, Riccardo Archetti della Bustese Olonia. Siamo alla premiazione del secondo classificato, Davide Valentini dell'Unione Sportiva Monte Corona. Siamo arrivati al primo, chiamo Marco Pizzi, che è il nipote di Germano Vittoni, a premiare il vincitore, che percorre gli 84 km 500 in 2 ore, 7 minuti e 28 secondi, alla media di 39.775, Alessandro Cattani, Bustese Olonia. E chiaramente c'è un premio anche per il direttore sportivo del primo classificato, che è ancora Marco D'Arrigo. Approfittiamo per ringraziare soprattutto il grande promotore artefice di questa manifestazione, Gianni Vittoni, che ha voluto riportare qui a Cimanovera una importante gara, e me l'ha appena detto 5 minuti fa, non intende fermarsi, anzi ha detto l'anno prossimo raddoppiamo. I premi. E certo, i premi. Cosa vuoi raddoppiare? Nel frattempo io cedo la parola a Marco Della Vedova. Io volevo ringraziare tutte le organizzazioni, perché portare una gara di questo livello a Cimanovera è tanta roba, quindi grazie alla famiglia Vittoni, e Germano era un grandissimo mio tifoso, c'è lì una foto, ci tenevo tantissimo alla gara di oggi e ringrazio veramente tanto i miei ragazzi che mi hanno fatto questo regalo, e grazie a Gianni, grazie a Mara, grazie a tutta la famiglia Vittoni, e arrivederci l'anno prossimo, ormai è fatto. Grazie a tutti. Grazie ancora a me, oltre a ringraziare nuovamente chi ha reso possibile questa gara, quindi la famiglia Vittoni, ringrazio comunque l'organizzazione della Buonalanza con Rocco Nanna in testa, l'organizzazione del pedale Ossolano con Florido Barale e tutti quelli che sul percorso ci hanno dato una mano e hanno fatto in modo che la gara, nonostante un percorso molto tecnico, delle discese decisamente impegnative, siamo riusciti a portarlo a termine senza avere un minimo incidente. Avevamo un medico di gara
adesso è stato tutto. Non ha dovuto intervenire in tutto il percorso. E questo è una cosa molto importante. Significa che i corridori hanno interpretato bene la gara. Ma il direttore di corsa era Chiara Blardone. Chiamiamo qui Chiara Blardone perché... Il presidente della Bonaranza e la figlia di Germano Vittoni consegnano un mazzo di fiori, di bellissimi girasoli gialli a Chiara, e vi assicuro che un bel pezzo dell'organizzazione è stata curata da lei. Grazie ancora a tutti e arrivederci.